mani in alto per godersi il trionfo e gli applausi del pubblico, sorriso sornione e ovviamente atteggiamento da rockstar. Quando l'altro giorno Robert Downey Jr. ha ritirato il suo primo premio Oscar, nessuno ha pensato al suo personaggio di Oppenheimer, perché è totalmente scomparso dietro quelle movenze degne solo e soltanto di Tony Stark. Ma come sappiamo, dietro quell'armatura scintillante si nasconde un cuore ferito. E infatti, dopo la consegna della statuetta, l'attore ha detto: «Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e poi l'Academy, proprio in questo ordine». Sì, perché l'Oscar vinto da Robert Downey Jr. è solo la punta di un iceberg molto profondo, il simbolo di una rinascita umana e professionale quasi incredibile. E noi, Robert Downey Jr., lo amiamo 3000, anche per la sua voglia di tornare alla vita. E allora, per citare un altro supereroe, ecco come è caduto e come ha imparato a rimettersi in piedi. Però per capire davvero chi è Robert Downey Jr. bisogna per forza partire appunto dalla sua terribile infanzia e soprattutto dal rapporto controverso con un padre molto particolare. Un padre fondamentale per la formazione della sua personalità. Un padre talmente ingombrante da avergli dato anche lo stesso nome. Robert Downey Sr. infatti era un uomo particolare, un ribelle, un anticonformista. Regista e attore innamorato di un cinema libero e sperimentale, Downey Sr. aveva un carattere burrascoso e inquieto, che lo portava spesso a trascurare la famiglia. Un padre complicato, così lo ha definito Robert, che cercava se stesso soprattutto nell'arte, di affermarsi nelle cose che faceva sul set, in un processo creativo spesso autodistruttivo, che lo portò poi nel tunnel della tossicodipendenza. Un vortice autodistruttivo in cui Sr. abbraccia anche Junior, facendoli provare la marijuana ed educandolo al gusto per l'eccesso. Ma nonostante questa educazione alla vertigine, Robert ha sempre cercato di capire suo padre e di comprendere la sua grande inquietudine. Come quando, qualche anno fa, ha lavorato a Sir, un bellissimo e intenso documentario che trovate su Netflix. Un film che Robert Downey Jr. ha prodotto e definito un folle, bizzarro tentativo di capire mio padre e la sua creatività divina. Un film che assomiglia quasi a un ultimo abbraccio commovente tra padre e figlio, come quando Tony Stark saluta suo padre Howard in Avengers Endgame. Sì, perché cinema e vita si mescolano sempre quando si parla di Robert Downey Jr., come quando esordì a 5 anni sul set di Pound, diretto proprio da suo padre, solo perché nessuno trovò una babysitter che badasse a lui in quel momento. Fin da subito, però, è chiaro che Robert Downey Jr. ha un talento innato, quello che non ha bisogno dei libri e delle accademie per sbocciare, con quello sguardo vispo, pieno di carisma, che era quasi una calamita per gli occhi del pubblico. E così Robert inizia a farsi le ossa durante gli anni Ottanta, prima entrando nel cast del mitico Saturday Night Live, e poi facendosi notare in film come La donna esplosiva, diretto dal mitico John Hughes, e poi Al di là di tutti i limiti del 1987, dove interpreta il ruolo di un ragazzo tossicodipendente. Però il primo punto esclamativo della sua carriera arriva nel 1993, quando viene nominato all'Oscar per la prima volta con Charlot, in cui la sfida è soltanto interpretare un gigante assoluto come Charlie Chaplin. E Robert Downey Jr. ci riesce con una naturalezza impressionante, catturando la malinconia, ma anche il genio di Chaplin, col suo sguardo pieno di luce. No, quell'anno Robert Downey Jr. non vince l'Oscar, che va nelle mani di Al Pacino per Profumo di donna, ma il peggio, purtroppo, deve ancora venire. Sì, perché la luce di quegli occhi vispi si spegne nel 1996, quando viene arrestato per possesso di droga, ammettendo tra l'altro l'influenza del padre nella sua dipendenza. È l'inizio di un lungo periodo buio in cui Robert Downey Jr. passa da potenziale stella a vero e proprio buco nero. Un periodo fatto di licenziamenti e soprattutto di vari arresti. Sempre nel 96, infatti, viene condannato a 3 anni di libertà condizionale a causa di una violazione di domicilio, con obblighi di test antidroga periodici a cui spesso non partecipa, saltandoli, e per cui viene nuovamente arrestato. Nel 2000 viene poi rilasciato dopo aver trascorso un anno in prigione e solo una settimana dopo viene inserito nel cast della serie televisiva Ally McBeal, molto celebre all'epoca. Serie che tra l'altro gli vale una candidatura per gli Emmy l'anno seguente e un Golden Globe al miglior attore non protagonista in una serie. Sembrava l'inizio di una rinascita, ma non era così. Perché Robert non è ancora in grado di superare i suoi problemi di dipendenza e nel 2001 viene di nuovo arrestato per possesso di droga. Un ultimo colpo che gli costa ovviamente il licenziamento dalla serie Ally McBeal e soprattutto 3 anni di libertà vigilata. Ma dopo aver toccato il fondo più volte, Robert Downey Jr. decide che è finito il tempo delle montagne russe e decide di rimettersi in carreggiata con un lungo periodo di riabilitazione. E così si rimette in gioco piano piano, partecipando a piccoli film d'autore.
come l'apprezzato Kiss Kiss Bang Bang diretto da Shane Black o lo sperimentale e affascinante A Scanner Darkly di Richard Linklater, fino ad arrivare ovviamente a Zodiac, film incentrato sulla figura del famoso killer, diretto da David Fincher. La rinascita però arriva con un azzardo assoluto quando nel 2007 i Marvel Studios, all'epoca soltanto un piccolo studio indipendente, decidono di scommettere su di lui per porre le basi dell'ambizioso Marvel Cinematic Universe. Tra mille perplessità è il regista Jon Favreau a dargli fiducia, affidandogli il ruolo di Tony Stark in Iron Man. Un personaggio che tra l'altro all'epoca era secondario nell'Olimpo Marvel, molto meno conosciuto di Spider-Man, X-Men o Capitan America. Però fin dal primo film si capisce subito che Robert Downey Jr. non interpreta Tony Stark. Robert Downey Jr. è Tony Stark. Genio e sregolatezza, ego ingombrante e talento innato lo rendono così il faro dell'MCU e il simbolo di uno dei progetti cinematografici più pop della storia. Con un carisma fuori scala e un'ironia irresistibile, Iron Man diventa così il personaggio più amato del franchise, il simbolo degli Avengers e soprattutto il cuore di tutto il brand. E infatti non è un caso che dopo il suo fatidico schiocco di dita al cospetto di Thanos, ovvero dopo la sua morte, tutto l'universo Marvel sia andato leggermente a rotoli. Ovviamente però oltre ad Iron Man è stato anche il personaggio di Sherlock Holmes a tirare a lucido la sua icona, rendendolo anche l'attore più pagato di Hollywood. E ancora una volta questo accade grazie a un personaggio sopra le righe e geniale. Senza dimenticare la sua seconda nomination all'Oscar, arrivata nel 2009 per il ruolo proprio leggermente sui generis in Tropic Thunder. Ed è per questo che Nolan ha voluto lanciargli un'altra sfida. Basta personaggi vulcanici e piacevoli a cui è facile affezionarsi. E così in Oppenheimer gli affida la figura di un antagonista subdolo e machiavellico. E lo fa rendendolo anche irriconoscibile a livello estetico, spogliandolo di qualsiasi elemento cool. Ma come si dice, cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. E Robert Downey Jr. anche in Oppenheimer sfoggia tutto il suo talento. E lo fa lavorando di sottrazione, con smorfie e silenzi che dicono tutto senza dire niente. Una performance giustamente premiata con l'Oscar. Ciliegina sulla torta di una rinascita che tanto piace consacrare ad Hollywood, che anche l'anno scorso fece una cosa molto simile premiando il re di vivo Brendan Fraser. E allora non resta che dire bentornato, signor Robert, e grazie per averci fatto sbirciare sotto l'armatura per dimostrarci che alla fine anche Iron Man ha un cuore. E voi conoscevate la controversa vita di Robert Downey Jr. e siete felici che abbia vinto l'Oscar? Fatecelo sapere nei commenti. Noi come sempre ci risentiamo qui sugli schermi di Screamworld.